Ben ritrovati cari amici di Radio OBM, al nostro consueto appuntamento con Edicola Bellun. Come tutti i giorni, come sempre andremo a leggere insieme i quotidiani della provincia di Belluno, il Gazzettino e il Corriere delle Alpi. Vediamo dunque le prime pagine delle edizioni di quest'oggi, mercoledì 8 luglio. Cominciamo dalla prima pagina del Corriere delle Alpi. In apertura così ripartirà la scuola tra lezioni e laboratori, questo l'approfondimento scelto per il titolo di prima pagina del Corriere di oggi. Il Proveditorato Veneto presenta le linee guida per settembre, via libera la versione definitiva del manuale con i suggerimenti ai dirigenti degli istituti, distanziamento, niente banchi doppi dunque, e ricorso alla didattica a distanza solo se necessaria. Ancora per quel che riguarda i titoli di prima pagina del Corriere di oggi, contatti in acqua e in montagna, 6 bellonesi sottoposti al test. Sono tutti negativi, 6 bellunesi che in piscina e in montagna erano entrati in contatto con un trevigiano contagiato. Per chi ci sta seguendo su Facebook o su YouTube dunque ha la possibilità di vedere assieme a noi eh, il quotidiano, il Corriere delle Alpi in questo caso e quindi... La fotografia e l'immagine in prima pagina sequestrate dosi di LSD, droga degli anni 70. La tragedia purtroppo in Neve Gala Belluno, escursione fatale per un generale degli Alpini. Il generale Gianfranco Moleri ucciso da un malore mentre si trovava a pochi passi dal rifuso La Grava. La tragedia è avvenuta ieri nel tardo pomeriggio. Feltre, ladri in, in zona, peschiera sospetti sulla stessa banda che ha colpito lo scorso febbraio. Agordo, un pezzo di calcestruzzo gli cade sulla gamba e la, frattu e la frattura ha ferito un giovane in luxottica. Longarone, al Dolomier, sono 6 i centini e per due c'è anche la lore, 5 le classi alla maturità, si parla dunque degli. Esami di maturità che si stanno concludendo proprio in questi giorni, in quest'anno così particolare per tutti, ma in particolare soprattutto per il mondo della scuola. Ancora dalla prima pagina Cultura, una montagna di libri, Cortina si risveglia con il Festival della Letteratura. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi, andiamo a vedere anche la prima pagina del fascicolo di Belluno del Gazzettino. Infortuni da Covid, l'80% sono donne, questo è il titolo scelto per l'apertura del quotidiano di oggi. Medici, infermieri, operatori sociosanitari, 237 le denunce all'Inail. La protesta, un rischio pagato pochi euro. Sempre dalla prima pagina al tema del lavoro, a Cicci le banche si equalizzano per trovare 13 milioni. La regione sostiene il piano presentato dal commissario Castro. Ancora per quel che riguarda la prima pagina, belluno di sera con spazio 3 nei guai, altro titolo del gazzettino. Infarto su un sentiero del Nevegal muore ex militare. Anche qui la tragica notizia della scomparsa di Gianfranco Moleri, morto appunto a causa di un malore ieri pomeriggio sul Nevegal. Feltre basta frena e allagamenti, aggruma il i lavori per bonifica e sicurezza. Vediamo anche la parte alta della prima pagina dove si parla di sport e di cultura. Per quel che riguarda lo sport, il calcio, l'Union Feltre, calcio mercato, Andrea Michelotto all'Union Feltre per l'appunto, Giovanni Tonussi invece al Fiori Barp. Sabato riparte a Cortina una montagna di libri e poi ancora a Canale Dagordo, il Campeggio, la steia del sindaco Buffera sulla proroga di 30 anni. Questi dunque alcuni dei temi che anticipano i titoli di prima pagina. Andiamo ad approfondire l'edizione di oggi del Gazzettino e passeremo poi al Corriere delle Alpi. Le cifre del Covid in primo piano sul Gazzettino di oggi: infortuni sul lavoro 4 su 5 sono donne. Belluno al penultimo posto per denunce in Veneto: 237 casi sono arrivati all'Inel, la maggior parte riguarda infermieri o operatori sociosanitari. Di sesso femminile. La protesta, come avevamo visto nei titoli, l'indennità è un'elemosina. La nostra vita vale pochi euro. In busta paga pochi spizzoli per ogni giorno in prima linea a contatto con gli infetti. Sempre in tema di coronavirus, anziani morti nelle RSA, pronti a presentare decine di denunce. Il gruppo di risarcimento Danni Bellunese, GS, eh, la società appunto che gestisce i ricorsi, al lavoro su molti casi di decessi di ospiti, nelle case di riposo della provincia. Commento del vicepresidente di GS per l'appunto il vicepresidente commenta Molti non si danno l'incarico, non vogliono i soldi del danno, ma solo capire quello che è accaduto. Ancora in tema di covid, piscina ed escursione col virus tampone per sei feltrini. Avevamo visto anche in apertura. Sono tutti negativi, ma tre di loro restano comunque in isolamento. Spazzava durante Belluno di sera doppia operazione antidroga della polizia. Una durante l'evento in centro città, una nella vicina via Sottocastello. La squadra volante trova 37 francobolli di LSD. 80 grammi di marijuana nei guai un ventenne e due minori. Quella strada, il commento da parte delle forze dell'ordine che hanno condotto l'operazione dicono quella strada si sta creando molti problemi, si parla di via sotto castello Belluno e la teniamo sotto controllo, la monitoriamo. Se ne è parlato anche in prefettura, scrive il Gazzettino. Proseguiamo nella lettura. Eccola qui la tragica notizia del malore che ha colpito Gianfranco Moleri, 77enne, ieri sul Nevegale, stroncato da un malore, l'ex comandante degli Alpini, trovato privo di vita nell'area del Nevegale. Escursione per lui fatale. Tema dei trasporti: poche corriere sale la protesta. Nonostante Dolomiti Bus stia gradualmente ripristinando gran parte delle corse, le critiche degli utenti non si fermano. C'è anche un caso che fa discutere il caso, scrive il gazzettino dell'alpinista austriaco che, terminata l'alta via, aveva come unica alternativa quella di chiamare un taxi. Frane in sicurezza a Grumi il comune Sistema La Strada siamo a Feltri in questo caso l'instabilità della zona caratterizzata da allagamenti e aggravata in seguito alla tempesta vaia. Sul costone che interessa la comunale verranno posizionati reti e ancoraggi. Santa Giustina, campo sportivo, rinnovati gli spogliatoi e le tribune. Il comune punta alla trasformazione dell'area agonistica della zona Puglier. Ancora lavori in vista per la piscina che sarà isolata e resa più efficiente. Borgo Valbelluna, ti diamo 700 euro barista, sventa la truffa del Covid, entra in un locale di mele e finge di essere mandato dalla regione. Questo è il tentativo di truffa sventato dal barista Davide Dassier. Sempre a Borgo Valbelluna, ACC chiesti alle banche 13 milioni, ieri l'assessore Donatzana ha incontrato i principali istituti di credito del Nord-Est. Serve liquidità per la fase commissariale guidata da Maurizio Castro, un'azione di sistema per sostenere una realtà industriale inserita nella filiera internazionale strategica, ne, eh, strategica scusate, per il Paese. La polemica che avevamo visto nella parte alta della prima pagina dei titoli del gazzettino a canale D'Agordo, concessione camping, la stake buffera sulla proroga al sindaco. Scontro in consiglio su altri 30 anni di licenza alla società di Colcernian. Il consigliere Fiocco chiede chiarimenti, la replica è per il bene del nostro paese. Il primo cittadino commenta: Abbiamo chiesto la dilazione per poter intervenire con 250.000 euro. Sui danni di Vaia. Altro tema che avevamo visto in apertura: infortunio nel cantiere alla Luxottica. Leggiamo una parte dell'articolo. Attimi di paura: ieri mattina ad Agordo, ad Agordo, nel cantiere Luxottica in località Valcozzena, dove sono in corso lavori di manutenzione dello stabilimento, anche se il bilancio finale non è stato fortunatamente dei più gravi. Il timore non è mancato tra gli operatori, componenti la squadra che sta procedendo all'abbattimento di una porzione di stabilimento dell'azienda. L'incidente avvenuto poco prima delle 9 ha provocato una ferita alla gamba a un 19enne, prontamente trasportato al pronto soccorso del locale ospedale l'ospedale di Agordo. Cortina Funivie Falori a Zardini Silurato, l'Assemblea dei Soci dell'azienda che gestisce gli impianti di risalita del comprensorio. Non ha rinnovato la fiducia al presidente, ha nominato il CDA, che dovrà designare il successore. Quasi sicuramente scrive il Gazzettino. Si tratterà di Gezze. pagine di Sport il Fiori Barp fa sul serio, preso il regista Tonus che passa dunque dal Cavarzano al Fiori Barp, formazione che milita in prima categoria. Per lui trascorsi anche nel calcio professionistico. Una squadra di tutto rispetto affidata a De Battista, allenatore già da diversi anni sulla panchina del Fiori Barp e che siederà appunto sulla stessa panchina anche per la prossima stagione. Con un acquisto davvero interessante che sicuramente potrà fare la differenza in Prima Categoria. Il nuovo acquisto è un 98 alle spalle, già due campionati in Serie D. Proprio per quel che riguarda la Serie D, altra notizia di mercato che riguarda in questo caso l'Union Feld, arriva Michelotto col vizietto del gol titolo al gazzettino. Presentato ieri il centrocampista con propensione offensiva. Le notizie di azienda e cultura, montagna di libri, si rialza al Sipario, l'evento che riprende sabato a Cortina. Incontri con personaggi della cultura e della letteratura, l'ultimo sarà il 20 di settembre. Questo dunque per quanto riguarda il gazzettino, vediamo ora il Corriere delle Alpi, abbiamo visto la prima pagina, notizie per quel che riguarda il territorio bellunese. Si parla anche in questo caso di coronavirus, il fronte sanitario in contatto con un contagiato, sei bellunesi sottoposti al tampone. Tre avevano seguito un corso di idrobike, gli altri erano stati in montagna con lui, tutti negativi al test. Appunto erano stati in montagna con questo Trevigiano positivo e per questo sono stati sottoposti al test. Risultato, come abbiamo visto, negativo. Proseguiamo con la lettura del Corriere delle Alpi. Vediamo il fascicolo dedicato nello specifico alla nostra provincia. Guerra di ricorsi per le gare del gas. Il BIM paga le spese legali a Feltre. Il commento del presidente Soccal, che è anche sindaco del comune di Alpago. Interveniamo perché sono coinvolti la maggior parte dei comuni soci. Palazzo Rosso, il comune di Belluno, si è costituito in giudizio. Per quel che riguarda l'azione giudiziaria da parte del comune di Belluno nei confronti degli ex amministratori di Sportivamente Belluno, l'avevamo letto nell'edizione di ieri del Corriere delle Alpi. Benvenuti da Posse, sono sereni, le operazioni erano autorizzate. Questo è il loro commento. A 27 si parla di viabilità, lavori alle gallerie, riapertura a metà mese. Intanto Confartigianato lancia l'allarme, le code ci fanno malissimo. Dobbiamo trovare soluzioni adeguate a un tema, a questo che si trascina ormai da diversi anni. Operazione in piazza dei martiri, la polizia sequestra 37 francobolli di LSD e dosi di marijuana a due giovani pusher. Un terzo ragazzo è stato solo segnalato come assuntore. Il ritorno dell'acido lisergico ci preoccupa molto il commento da parte delle forze dell'ordine. Avviata dalla questura una massiccia attività di prevenzione con più volanti in giro per il territorio. Il generale degli alpini muore per un malore durante un'escursione: anche il Corriere, ovviamente, tratta della tragedia avvenuta ieri sul Nevegal. Moleri ha perso la vita sul sentiero sotto il rifugio La Grava. Il commento della titolare del rifugio stesso l'ha trovata una persona che è venuta da me. Notizie dal feltrino ladri alla peschiera, l'avevamo letta ieri, la notizia del doppio furto avvenuto nella notte fra domenica e lunedì. Sospetti sulla banda che colpì a febbraio, pochi gli elementi utili a disposizione dei carabinieri. Il furto al vivaio Mazzocato eseguito su commissione, queste le ipotesi. Il tema poi della scuola, con alcune immagini per chi ci sta seguendo su Facebook o su YouTube di alcuni ragazzi neodiplomati che hanno, per l'appunto, concluso nei giorni scorsi il loro percorso scolastico sostenendo l'esame di maturità. L'approfondimento riguarda in questo caso gli studenti dell'Istituto Agrario della Lucia di Vellai a Feltre. Beve e va a sbattere, farà volontariato. Finito l'allarme COVID, la passeggera ha riportato diverse fratture nello schianto. L'imputato ha chiesto la messa alla prova in casa di riposo. Quel velox è attivo pochi giorni all'anno ed è lì ormai da tempo. Siamo a Longarone. Il sindaco Padrin replica il collega di Erto e mette i paletti. Sui luoghi della memoria del Vaillant non si fanno gare. Borgo Valbelluna, altro titolo del corriere: spostamento delle elementari, contrario al comitato genitori. I lavori per la nuova scuola media causeranno il trasloco a villa dei più piccoli per la seconda volta in tre anni. Le famiglie protestano e lamentano la poca chiarezza da parte dell'amministrazione. Anche il Corriere tratta il tema dell'ACC di Mel, le banche venete interessate al piano per rilanciare lo stabilimento al vertice con l'assessore regionale Donazzani, il commissario Castro. Gettate, scrive il Corriere, le basi per cercare di ottenere le risorse necessarie a ripartire. Nasce una pista in neve plast per allenarsi alle partenze. Siamo a Falcade, l'idea di Davide Pettini dello Ski College maturata nel lockdown e attiva da venerdì materiali ecocompatibili e due cancelletti con un differente grado di difficoltà anche il Corriere si eh, fa un approfondimento sull'incidente avvenuto ieri in Luxottica ad Agordo calce struzzo su una gamba ferito un operaio in Luxottica un 19enne che stava demolendo alcune parti del tetto quando è stato colpito il giovane ha sofferto una frattura alla gamba sinistra, si trova in ortopedia. Cortina Banca, Lancedelli lascia la presidenza, oggi l'assemblea generale per la ratifica. Il suo commento sono stati 12 anni duri, ma lascio l'istituto con i conti in ordine, mi dispiace non salutare i soci guardandoci negli occhi, queste le sue parole di saluto. Pagine di cultura e società, vediamo quelle che riguardano il territorio bellunese. Andiamo alla ricerca, una montagna di libri e di passione. Eccola qui l'evento di cortina per incontrarsi dopo il lockdown. Come abbiamo visto, partirà da sabato e eh, andrà avanti fino a settembre. Musica e solidarietà con la coppia Isotton Menini. Brillano le nostre stelle, tornano sabato al Fulcis gli appuntamenti solidali del comitato Gozze di Sole. I due saranno accompagnati alla viola e al piano dai maestri Fabri e Brunello. I due appunto sono Isotton e Menini. Oggi a San Pietro l'inaugurazione, altro evento Caffè Letterario 20 torna con una mostra di 50 artisti locali. L'organizzatore in fotografia per chi ci sta vedendo anche in video è Fabrizio Soravia. Notizie di sport. Anche qui la notizia dell'acquisto dell'Union Feltre, Michelotto Estro e Fantasia per far volare l'Union. L'esterno padovano, classe 93, proviene dal Cartigliano al fiuto per il gol. Il commento da parte del direttore sportivo verde granata Tony Tormen: vogliamo schierarlo in avanti, lui può fare la differenza. Calcio Serie D: il San Giorgio Scerico conferma capitan piloti, dunque, notizie sempre per quel che riguarda il calcio. Anche per il nuoto, Michelle, una bellunese agli assoluti di fondo, premiati i tanti sacrifici. La protagonista di questo articolo è Michelle Feltrin. Queste dunque anche le pagine di sport del Corriere delle Alpi e, e si sì, conclude di fatto qui la, la nostra edizione di Edicola Belluna. Abbiamo. Dato insieme una rapida letta dei principali titoli di alcune delle notizie che sono presenti nelle edizioni di oggi, mercoledì 8 luglio, del Gazzettino di Belluno e del Corriere delle Alpi. Ovviamente dunque tanti temi come sempre da approfondire se vorrete proseguire nella lettura e acquistare i quotidiani. La nostra edizione di Edicola Bellun, come dicevo, si conclude qui. Ci diamo nuovo appuntamento a domani, sempre alla stessa ora, qui su Radio ABM, sulla pagina Facebook di Radio ABM, sul, sul canale di YouTube Bellunesi nel Mondo. Grazie mille per averci seguito. L'augurio di un buon proseguimento di giornata in compagnia di Radio ABM, Voce delle Dolomiti.